seconda infornata di ospiti della serata. Il primo neanche ve lo presento, ma sì, è Roberto Miloni, che voi tutti conoscete benissimo, anche perché l'anno scorso era qui con noi alla conduzione di City. Il secondo è Ettore Tortorici, che viene a nome della Radio Studio 3 di Catania, una radio che trasmette e ci trasmette, perché se voi accendete la radio e sintonizzate sui 101 e 700 MHz potete ascoltare la nostra trasmissione trasmessa in stereo appunto da Studio 3. E qui con noi c'è Ettore Tortorici. Quindi parliamo un pochino di radio. Roberto, tu da vecchia volpe dei megahertz, tu hai cominciato proprio con gli esordi della radio catanese, cosa ne pensi delle radio libere di adesso, di oggi? Insomma, le radio libere sono senz'altro una realtà importante, se non altro perché fanno discutere, nel bene e nel male. Se tu ricorderai, tra l'altro, due settimane fa, prima dell'apertura del Festival di Sanremo, Adriano Celentano ha avuto delle parole molto dure nei confronti delle radio, accusandole di essere i principali responsabili della crisi del disco. Con il rispetto per il personaggio importante che è Celentano, non mi sembra sia vero. Le radio non sono responsabili della crisi del disco. Hanno fatto delle cose molto belle, ne hanno fatte altre discutibili, sono una realtà importante e questa è la cosa più importante, ancora oggi, senza dubbio. E tu, Ettore, che ne dici? Ma io sono perfettamente d'accordo con quello Roberto. Che dice Roberto, perché effettivamente le radio possono decretare il successo di un motivo, di un artista, di un movimento, di un genere musicale. Quindi io sono per le radio e sono per la promozione nelle radio principalmente, oltre che nella televisione. Siete comunque ancora seguitissimi come agli inizi della radio libera? Beh, adesso c'è una fase un po' calante, però rispetto a un paio di anni fa la radio rimane sempre una cosa importante per chi fa musica e per chi vuole ascoltare la musica. Roberto, tu ti occupi di musica da tantissimo tempo, non soltanto televisivamente, ma anche e soprattutto per il nostro giornale con il quale collabori per quanto riguarda la parte appunto musica leggera. Sì. Qual è il tuo pensiero per il Festival di Sanremo appena concluso? Il mio pensiero per il Festival di Sanremo è che Sanremo è una manifestazione che è seguita da tanta gente e questa è la cosa che più alla fin fine in soldoni conta. A mio modo di vedere quest'anno è stato più che mai un carrozzone nazional popolare, tu mi consentirai di usare questo termine molto abusato, perché non c'era il meglio della canzone italiana. Questo non vuol dire che lì c'era il peggio della canzone italiana, perché sarei irriverente nei confronti di grossi professionisti come Mango, come Pepino Di Capri, come Marcella, sarei offensivo e non è giusto. Per quanto riguarda il livello medio, quest'anno è stato mediamente basso, perché il fatto che abbiano dominato le canzoni delle posizioni più alte della Serie C, come è successo quest'anno, purtroppo è stato un fatto. Non c'erano squadre della Serie A? C'era qualcheduno, ma le cose buone le ha fatte l'anno scorso, come Mango. L'anno scorso Mango ha fatto una canzone molto buona, quest'anno ne ha fatta una che era un po' meno buona. Purtroppo è successo che alla fine abbiamo dovuto prestare la più grande attenzione agli stranieri, molti dei quali erano importanti e validi, come Paul Simon, come Whitney Houston, ma accogliere come un eroe... Pansy Kensington, che è anche bella, tra l'altro. Accogliere come un eroe Corey Hart, oppure accogliere come grandi eroi, due o tre anni fa, personaggi come Pia Zadora, come El Puma, che non meritavano, in Italia non entrerebbero neanche in una sala di registrazione, è stato un grosso errore. Bene, Roberto, allora, visto che abbiamo aperto questa piccola parentesi Sanremo nel corpo di City, direi senz'altro di mostrarvi un pezzettino del Festival di Sanremo in un servizio preparato dalla regia. Via al filmato. Io vorrei inserire a questo punto, se permettete. Ah, c'è un inserimento di Valerio. Capisco io, sì. Anche perché, insomma, i telespettatori già il pezzettino ce lo sono visto, quindi sì. Non so... Ah sì? Sì. Ah, l'abbiamo già visto? L'hanno già visto. Valerio, non mi dici niente, no. Non mi avvi... ho fatto uno scherzo. No, allora, mentre che ci sono qua io vi faccio una domanda, che insomma era un po' una cosa che discutevamo qua tutti quanti. Innanzitutto, ecco, io pregherei Pippo Sodolo, in questo momento mi inquadra, se cortesemente fa una piccolissima carrellata alla mia destra, possiamo vedere i colleghi di Ettore che sono della radio, qui alla mia destra, e così mostriamo anche loro, perché in genere sono quelli che voi sentite solo appunto per radio, ma vediamo. Non vedete mai, esatto, non odiamo, si vedono mai, non vediamo. Ecco, vale la pena una volta tanto di vederli. Ecco, qua discutevamo di questo e principalmente appunto lo rivolgo a Roberto, così insomma la parliamo un po' da colleghi, come dice sempre lui. Dico, che senso ha continuare a fare una manifestazione quando gli addetti ai lavori, cioè anche noi, in fondo un mese prima, sapevamo già chi la vinceva? È assurda una cosa di questa, perché intorno a Sanremo si muovono un sacco di interessi, un sacco di grana, noi sapevamo che vinceva il trio. Roberto, prendi questa bella carta. Prendo questa bella carta. Noi sapevamo che vinceva il trio, tutti abbiamo messo la famosa busta chiusa dal notaio con scritto trio, ecco, e poi lo sapevamo. Questa è una cosa... Posso dire, Valerio, io
quando noi parlammo di questa manifestazione, sentivano anche altri colleghi ben più importanti di noi, si faceva il computo sulle case discografiche. La battuta bella era: quale canzone ha fatto la Baby Record quest'anno, perché vince sempre la Baby Record. Poi per fortuna il trio non era della Baby Record. Ma perché si fanno queste manifestazioni non lo so, evidentemente un motivo ci sarà. E soprattutto questa che avesse vinto il trio lo sapevamo, cioè, è vero, non posso aggiungere altro. Sei tu casomai, Michele, che hai vissuto ben da vicino e in maniera... Io non sparerei sul Festival di Sanremo, io andrei molto cauto a parlare di premonizioni con molte virgolette, perché si può dire che in fondo c'è un favorito, c'è uno meno favorito rispetto a qualcun altro, ma è soltanto una illazione che si fa, perché come tu sai è un concorso che è controllato dal Ministero della Finanza, e quindi io prima di dire che lo Stato ruba, insomma, ci penso due volte e quantomeno mi procuro le prove. Cioè, voglio dire che a me queste io sapevo che vincevano, fanno molto antipatia. Credo che tu mi farai arrestare stasera, fammi finire il programma almeno. No, Valerio, voglio dirti che secondo me è una cosa da prendere molto con le pinze, perché è una tradizione, tutto quello che vuoi, ci sono anche sicuramente le cose sporche, però da questo a dire che Sanremo è tutta da buttare, perché già si conosce prima, un mese prima, chi è che vince, io questo proprio non lo direi. E ti assicuro che non sono un difensore del Festival di Sanremo, tu lo sai, no? Io ci credo, perché tu sei stato là, quindi se non lo sei tu, sicuramente sì, a proposito sarà di però essere... casomai forse come trio c'era anche il fatto, un trio di persone che potrebbero vincere, il trio propriamente detto, la coppia Febal, Prima Man, che era molto candidata, e poi la coppia dei ricchi, il trio dei ricchi e poveri, tutto trio era. Io a Ettore voglio fare proprio una domanda che potrebbe anche misurare in un certo senso il termometro di questa febbre da festival. Nella vostra radio arrivano richieste di canzoni? Ecco, questo è molto... Sanremo è sempre seguito anche dal punto di vista radiofonico, effettivamente si critica, però si richiede sempre possibilmente anche lo stesso pezzo dei ricchi e poveri, oppure che so, di Albano e Romina Power. Certo, noi seguiamo una certa linea, parlo per quanto riguarda la nostra radio, però è anche vero che per dare un servizio anche agli altri, se è il caso, si manda anche la richiesta di Albano e Romina Power, in questo senso. In ogni caso, non tanto sparare sul Festival di Sanremo, quanto pretendere, se ci è permesso usare il termine pretendere, che al Festival di Sanremo, che rappresenta la canzone nazionale, partecipano persone che si chiamano Claudio Baglioni, che si chiamano... Questa è una proposta molto interessante. Cioè, è una proposta molto banale, perché è ovvia, ma anche, però anche, questi cantanti non ci vanno. Anche piena di problemi, come abbiamo sì, visto. Sì, certo. Comunque, io per chiudere qui la discussione, vorrei dire che Sanremo, tra le tantissime cose brutte che ha presentato, mostrato in diretta a una media di 18 milioni di telespettatori a sera, c'era sicuramente qualche cosa buona. Una di queste cose buone, forse, anzi personalmente direi che è certamente la migliore, si chiamava Patsy Kensit, che sarebbe la cantante degli Eight Wonder, che sarebbe una ragazza non ancora 19enne che ha avuto un clamoroso successo grazie a un solo 45 giri che si chiamava Stay With Me, successo accresciuto da una piccola particina sostenuta nel film Absolute Beginners, e che adesso è venuta a Sanremo per presentare un nuovo pezzo. Noi adesso vi presentiamo una piccola anticipazione del nuovo video di Patsy Kensit, che si chiama Will You Remember? Via al video.